la prende sempre solo con la casta dei politici, ma ci sono anche tante altre caste. Sì, perché il vitalizio ovviamente è toccato a tutte le categorie rappresentate dal Parlamento. Da questo punto di vista ovviamente ci sono anche i grandissimi industriali miliardari che di questo vitalizio non avrebbero avuto bisogno eppure lo hanno percepito. Ma lasciatemi dire una cosa, c'è moltissima confusione intorno al problema dell'abolizione della regolazione dei vitalizi di cui si continua a parlare. Guardate, bisogna dirlo chiaro agli italiani, che per abolire definitivamente la macchia dei vitalizi, che non è ovviamente la pensione attualmente in corso, ma il carico dei vitalizi che pesano per gli ex parlamentari che continuano a percepirlo per circa 218 milioni di euro l'anno. Ecco, questa è una vergogna che va cancellata, perché un vitalizio dato con le regole scandalose che sono state qui appena accennate, perché ci sono parlamentari che hanno messo piede, o forse ce ne sono alcuni che non hanno mai messo piede in Parlamento, neanche un giorno, e prendono il vitalizio. Ecco, tutto questo va cancellato, e non va cancellato con una legge che il Parlamento deve votare, come qui si continua a dire, per cui ci sarebbe bisogno di chissà quale maggioranza. Onorevole Migliore, per abolire i vitalizi basta una semplice riunione degli uffici di presidenza di Camera e Senato, così come hanno fatto su richiesta del ministro Fornero nel novembre del 2011, e gli uffici di presidenza di Camera e Senato, così come negli anni si sono dati questo vitalizio scandaloso con le regole di sfacciato privilegio che conosciamo, in 5 minuti potrebbero cancellare questa vergogna. Come? Lo dico semplicemente, per esempio, e questa è la proposta che noi lanciamo in questo libro, attraverso il ricalcolo contributivo di questi assegni, che porterebbe immediatamente a un dimezzamento della spesa. Scusa Nicola, questo è quello che ho proposto io, No, ma guardi, voglio dire che basta ingannare gli italiani, perché no, non inganniamo nessuno. Capisco che lei sia interessato a vendere il libro, però no, questa guardi, è la proposta. Non so, io sono noi. Interessato e sono venuto qui questa mattina dibattito frufru, ma per dire alcune verità. Se lei permette, lei avrà occasione naturalmente di tornare. Vedo che l'onorevole Pomicino si diverte. Non si divertono i contribuenti a pagare i vitalizi che continuano a pagare. Allora, noi proponiamo il ricalcolo contributivo degli assegni, che non è una proposta estremista, lo propone per esempio il presidente dell'INPS Tito Boeri. Questa è la prima proposta che noi lanciamo, e lanceremo anche una petizione agli italiani perché sostengano questa proposta, da indirizzare agli uffici di presidenza di Camera e Senato, perché bastano 5 minuti di riunione, visto che siete tutti d'accordo nel dire che questo è uno scandalo, per cancellarli immediatamente e ricalcolarli con il sistema contributivo che vale per tutti gli italiani. Mi lasci un'ultima cosa. Si dice non si può fare perché i diritti acquisiti non si toccano. Diciamo un'altra verità brutale. Il diritto acquisito al vitalizio per il parlamentare non esiste e non può esistere, perché non è una legge, è un regolamento che gli uffici di presidenza di Camera e Senato hanno varato per se stessi, esclusivamente per i parlamentari. Non tocca la generalità dei cittadini come fanno tutte le leggi, e da questo punto di vista, diciamolo semplicemente, i parlamentari italiani nel corso dei decenni si sono approfittati del proprio ruolo per darsi una regola esclusivamente per loro stessi. Da questo punto di vista, se questa cosa fosse capitata durante il regime fascista, come capitò dopo l'avvento della Repubblica, venne istituita una commissione parlamentare d'inchiesta contro i profitti del regime. Io credo che se esistesse una commissione parlamentare con quegli intenti, oggi i costituenti cancellerebbero in un attimo questa vergogna.